Ed eccoci, buonasera a tutti. Ciao a tutti e benvenuti al nuovo evento del GDG Venezia. Benvenuti da me, Andrea, e da Marco. Saluto Marco. Saluto Marco, ciao. e anche da Simone e Omar, che anche questa sera non riescono a partecipare all'evento. E stasera l'ospite di questa sera è Fabio. Ciao Fabio. Ciao a tutti. Come va Fabio? Tutto bene? Sì, tutto a posto, grazie a voi. Perfetto. Tutto bene, grazie. Siamo contenti di riprendere con gli eventi dopo una pausa estiva un po' lunghetta, si è protratta Sì, un dai. po'. Esattamente. È la tornata da un po'. Questa è la Ciao, faccia Omar. che abbiamo fatto qualche giorno fa quando stavamo organizzando il tutto e ci siamo resi conto che effettivamente mancavamo da un po'. E stasera torniamo parlando di un argomento che è un po' diverso dagli ultimi che abbiamo trattato. Ultimamente ci eravamo concentrati molto su Flutter, invece oggi parliamo di Docker, che è un argomento estremamente interessante e che effettivamente tocca a tutti, sia sviluppatori back-end, front-end, ma anche mobile, perché insomma al giorno d'oggi oramai è diventato uno standard de facto per poter simulare, usare delle macchine virtuali. Insomma, non mi addentro troppo nella descrizione per evitare di dire castronerie. Sicuramente Fabio invece saprà spiegarcelo meglio di noi. Ma chi è Fabio? Fabio Rosso, sviluppatore, lavora come sviluppatore cloud architect dal 2015. Ed è anche l'autore, insomma, quello che ha creato il sito dockertutorial.it, così per sua passione, nel suo tempo libero, con la volontà, l'idea di voler condividere la conoscenza e la propria esperienza in questo ambito. Prima di passare la parola a Fabio, mi pare che, se non ricordo male, abbiamo anche vabbè, abbiamo sicuramente il solito spazio per le domande su slido.com. Avremo anche una sorpresa a fine evento, ovvero Sì. vi daremo il codice. Dillo tu, Sì. Marco, dai. Vabbè, dai, lo dico io. Giusto velocemente, siamo partner di CodeMotion ancora una volta e abbiamo a disposizione il biglietto premium gratuito per CodeMotion Online Tech Conference Italia Edition. Sì, ce l'ho fatta a dirla tutta. E, sì, vi daremo maggiori dettagli alla fine dell'evento, dunque rimanete con noi. E quindi, ok, è ora di fermarsi e passare e cambiare stream e passare la parola a Fabio. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Io questa sera farò una piccola introduzione a Docker, che è un po' dalla parte, diciamo, di che cos'è e a cosa serve, fino ad arrivare a una piccola parte di hands-on, insomma, in cui si vede qualcosa anche di un po' più tecnico. Prima di cominciare, beh, molte cose mi hanno già anticipate. Lavoro dal 2015 per un'azienda in cui sviluppo software prevalentemente biomedicale, Moku, e ho un progetto parallelo che si chiama dockertutorial.it, nel quale cerco di portare le mie conoscenze alla portata di tutti, insomma, a disposizione di tutti. Questa è un po' l'agenda di quello che vedremo oggi. Parleremo di una piccolissima introduzione su dockertutorial.it, cos'è Docker, le immagini, i container, e poi qualche informazione sui comandi principali e su Docker Compose. DockerTutorial.it è nato con l'idea di divulgare quello che si impara. Quando si impara qualcosa si può scegliere se tenerlo per sé o se che è legittimo, o anche si può scegliere di condividerlo con gli altri. E quando lo si fa, poi si fa qualcosa di buono un po' per tutti. E è molto bello anche perché poi da una cosa così piccola si creano amicizie, rapporti che sono sempre delle cose belle. Vi consiglio, se avete qualcosa di cui volete parlare, che magari vi accorgete che c'è un buco nella documentazione in Italia, magari anche all'estero, non lo so come
quale sia il caso, vi consiglio di pensare a fare una cosa così, perché a me ha dato tanta soddisfazione e tante, tante belle cose. Allora, oggi, arrivando a Docker, oggi vedremo una piccola parte, più o meno un'oretta di live, non si potrà vedere tutto, ovviamente. Però c'è molto di più. Su dockertutorial.it troverete delle cose che vi aiuteranno, ma sulla documentazione ufficiale ci sarà un mondo che si aprirà davanti a voi. Se vi incuriosisce, vi consiglio di andare a leggervelo, perché vi potrà dare una gran mano, specialmente nei casi limiti, per la famosa legge dell'80-20. Collaboro anche con Developers Life, che è una community anche qui di sviluppatori, dove si parla della vita dello sviluppatore. Sono aspetti un po' diversi, un po' meno tecnici, però se vi fa piacere c'è un canale YouTube gestito da Mitch che è molto bello e cura contenuti un po' diversi dal solito. Se vi fa piacere, fateci un salto. Adesso arriviamo alla parte, torniamo a noi, a quella che è il core della presentazione. Cos'è Docker? E quando ci fa comodo usare Docker? Quando è preferibile usare Docker? Allora, Docker è nato su Linux. I container Linux c'erano già, e è nata l'esigenza di avere un sistema un po' più comodo di utilizzarli. Quindi fondamentalmente è stato creato Docker per la creazione e la gestione di questa nuova funzionalità che erano i container Linux. Ci sono tante cose che si possono fare con Docker, e ci sono anche tanti vantaggi e svantaggi. In particolare, non dobbiamo mai preoccuparci dell'infrastruttura. Noi, una volta che definiamo come deve essere fatto il nostro container e come devono essere le relazioni tra i container, non ci dobbiamo più preoccupare del resto, sta in piedi così, come abbiamo definito. La scalabilità è più agevole, perché un container è pensato per essere rimpiazzato, quindi non è necessario pensare come estendere, ma semplicemente una volta che si progetta con dei principi, diciamo, di microservizio, o comunque dei principi ragionati, basta aggiungere container e loro coopereranno. Posso avere anche diverse versioni dei vari prodotti nella stessa macchina, sia dei prodotti nostri, sia di quelli che usiamo. Ad esempio, se ho bisogno di avere Redis 4 in una versione e Redis 3 per un altro software, non dovrò avere problemi di coesistenza, perché basta dichiarare i container delle versioni che specifichiamo. E cosa non meno importante, si può usare per il 90% delle funzionalità gratis, e il 90% vuol dire la maggior parte, cioè quasi tutto quello che vi servirà sarà gratis. L'ambiente è isolato e completo, questo è molto importante. Un container definisce una sorta di sandbox. Tutto quello che viene esposto all'esterno viene esposto con delle keyword specifiche, ma comunque non vengono contaminate le informazioni all'interno del container. Si parte dal layer demo from scratch, semplificando il sistema operativo, e si arriva fino al layer che è quello che fa partire il nostro container, il nostro eseguibile. È replicabile, perché una volta che io ho creato, lo vedremo dopo, ho creato, diciamo, il prototipo, l'immagine del container, si potrà istanziare quante volte vogliamo. Portabile, vuol dire che io posso, ovunque ho installato un'infrastruttura, un ambiente, un ecosistema Docker, potrò far girare il container, con una piccola accortezza sul fatto di container Windows e Linux, che hanno delle piccole differenze. Non sono sempre compatibili. E poi ho un grosso risparmio delle risorse, perché le virtual machine erano anche molto belle, specialmente perché avevano dei vantaggi che sono quelli che abbiamo visto prima, quindi isolamento, potevano essere replicate facilmente, però ogni volta dovevi avere il sistema operativo completo e avevi bisogno di istanziare di tempi lunghi, di tante macchine per svolgere anche compiti semplici. Qui su una stessa macchina c'è una condivisione dei layer, che poi vedremo, che permette di avere molta più efficienza. Con le macchine fisiche
questo problema diventa ancora più grande, perché non solo ho macchine virtuali multiple, magari con pezzi di codice condiviso, pezzi di sistema operativo condiviso sulla stessa macchina, ma ho anche più macchine. Andando un attimo nel dettaglio della differenza tra questi tre ambienti, vediamo che prima di Docker c'erano, prima anche delle virtuali, c'erano le macchine fisiche. Che il problema grosso è che non si sapeva prima quante ne servivano, e quindi si faceva un dimensionamento con una stima. Il problema è che succedeva spesso che la stima o non era adeguata, quindi si aveva un sovraccarico, o era troppo elevata e si aveva uno spreco di risorse iniziali. Ovviamente avere tante macchine determina molti costi, non solo per l'acquisto, ma anche per la manutenzione e per il personale, appunto, che deve gestirle, eventuali rotture, backup, perdita di dati. C'è anche difficoltà a scalare con un sistema a macchine fisiche, perché una volta che devo aggiungere una macchina, devo portare proprio lì fisicamente la macchina, fare l'installazione e metterla in rete, sistemare tutto il software che mi serve, che sia compatibile con le altre, diventa comunque una procedura onerosa dal punto di vista sia economico sia di tempo. C'è difficoltà anche a replicare il codice in altre macchine, perché devo fisicamente andare a prenderlo e copiarlo. Non c'è un sistema, diciamo, semplice per farlo. E un'altra cosa davvero, davvero importante, il monitoraggio. Ai giorni d'oggi siamo abituati a vedere sempre lo stato della nostra infrastruttura. Addirittura anche le applicazioni hanno la pagina status che ti dice qual è il server o la region che ha qualche latenza. Pensate a non avere un sistema di monitoraggio su un sistema a macchine fisiche. Vi accorgete che c'è un software che non funziona e non sapete dov'è il problema, perché magari c'è una di quelle 500 macchine fisiche che non va, ma non sapete qual è. Questo non è più accettabile in questo momento, se non in casi limite, insomma, casi specifici. E se si rompe una macchina, bisogna capire qual è, andare lì, sostituirla, reinstallare tutto e partire. Capite che questa cosa ha delle tempistiche molto diverse da una riga di comando, insomma. Poi siamo evoluti dalle macchine fisiche alle macchine virtuali. E tante volte, invece che inviare un eseguibile da una macchina, si preferiva inviare a macchina virtuale, che alla fin fine dava una sorta di ambiente completo, che è una caratteristica che c'è anche su Docker. L'approccio a microservizi, che su Docker è un pochino il fanalino di guida, la luce guida, e su una macchina virtuale diventa complicato, perché se devo fare una macchina virtuale per ogni microservizio comincio ad avere dei costi che mi esplodono e non ha più senso. Quindi la maggior parte delle volte, appena l'infrastruttura cresce un po' di dimensione, diventa addirittura non più applicabile. E poi, ok, le macchine virtuali hanno la loro gestione, come le macchine fisiche di sistema operativo, RAM, disco, processori, tutto, insomma, che comunque ha bisogno delle loro tempistiche. Cosa cambia? Docker ha fatto una fattorizzazione dei layer. In questo momento noi vediamo che nelle macchine virtuali c'è l'infrastruttura, che questa è dell'host, quindi del software in cui gira, per capirci, VirtualBox, c'è un hypervisor, e poi ogni macchina virtuale c'ha il sistema operativo che è dedicato a quell'installazione e l'applicazione, la o le applicazioni. Ad esempio Linux, applicazione per Linux, Windows, applicazione per Windows. E su Docker si ha un'infrastruttura, un sistema operativo sempre dell'infrastruttura, quindi ad esempio del sistema operativo Docker, che fa da punto di mezzo, e poi le app singolarmente. Vedete, loro non hanno il loro sistema operativo. Usano direttamente quello dell'host e Docker in mezzo come layer, diciamo, di raccordo. Un po' come se avessimo delle applicazioni che girano su Java, per farla semplice. Adesso andiamo un attimo in concreto. Fino adesso abbiamo parlato di cosa vuol dire avere un'infrastruttura di tipo Docker. Adesso capiamo quali possono essere le componenti, quali sono le componenti
che vanno a definire questo tipo di infrastruttura. E partiamo dalle immagini, forse da cosa il mattoncino base Docker. Un'immagine è un pacchetto. Fondamentalmente, se possiamo pensare, possiamo pensare un po' alla programmazione ad oggetti. Pensiamo a un oggetto come un container e una classe come un'immagine, con tante virgolette. Cosa contiene questo pacchetto che viene creato? Contiene il binario dell'applicazione, tutte le dipendenze, i metadati e poi le righe di esecuzione dell'app, quindi il comando fondamentalmente per far partire la nostra applicazione. Ad esempio, se ho un server Ruby, l'ultimo comando potrebbe essere Ruby, nome d'applicazione, o Rails S per far partire il server. E la cosa davvero, davvero, davvero bella che hanno fatto con Docker è creare i layer incrementali riusabili. Cosa vuol dire? Un'immagine non viene creata come un pacchetto unico, viene creata come la somma delle differenze del layer precedenti. Cosa vuol dire? Forse detta così è un po' poco chiaro. Se io in un Docker prima istruzione metto il from Ubuntu, quindi parto dall'immagine di Ubuntu, la seconda istruzione, se faccio un crea cartella, creerò una nuova, diciamo, una nuova immagine che ha la somma di queste due istruzioni, quindi sarà Linux con la cartella. Poi se creo un'altra riga che crea un'altra cartella, ad esempio, ho un file in quella cartella, sarà un terzo layer. Se questi layer non cambiano da una creazione dell'immagine all'altra, vengono semplicemente riusati. E questa cosa determina un'ottimizzazione davvero grande. From, ho parlato del comando from di Dockerfile, tra poco sarà tutto più chiaro. From è il comando che si usa per definire l'inizio della creazione di un'immagine e si può fare in due modi, da zero o da altre immagini. Da zero è davvero raro che venga fatto, comunque si può fare. Spesso si parte da altre immagini che sono definite per i principali sistemi operativi o per le principali applicazioni, o anche create da noi. L'immagine viene costruita da noi in fase di build, e poi la si usa così, non si fa nient'altro. Si definisce ovviamente nel caso in cui ci serva eventuali binding delle porte o volumi, però di fatto come la scarichiamo la utilizziamo e la propaghiamo anche nella nostra infrastruttura, istanziandola anche tante volte. Ogni immagine ha un nome e un tag, o meglio ha solo un tag, però per capirci ha un nome che ci identifica appunto, ad esempio Redis, è un tag che ci dice la versione di questo pacchetto. Questo sarebbe un discorso un po' lungo, però secondo me è inutile annoiarci con cosa vuol dire un tag in questo momento. Ho lasciato un link alla pagina del mio sito in cui spiego bene come funziona. Dockerfile è la ricetta che definisce come deve essere creata un'immagine. Per creare un'immagine serve un Dockerfile. Fondamentalmente è l'elenco dei passaggi che vanno fatti per creare appunto l'immagine. Se noi eseguiamo il Dockerfile, cioè Docker build col Dockerfile, creeremo l'immagine seguendo tutti quanti i passaggi che sono definiti su di esso. Prima di passare al registry, voglio farvi vedere un Dockerfile al volo. Ok, però. Ecco. Questo è un esempio di Dockerfile. Vedete, c'è il from, quindi si parte da un'immagine Debian in questo caso. Questo è il Dockerfile di Redis.2. E vedete, ogni riga va a creare un layer, quasi sempre, a parte quelle di environment, ma diciamo gli arg,
ma quasi sempre va a creare un layer. Quindi questa sarà un'immagine, poi si creerà un altro layer che è la somma di queste e così avanti fino in fondo. L'ultima istruzione va a dire ready server, fa partire il server dicendo che si può, che il container è predisposto per esporlo su questa porta, la 6379. Però noi, vi ho fatto vedere questa immagine da qui, da GitHub, però dov'è che stanno veramente le immagini? Le immagini stanno su una sorta di GitHub delle immagini come approccio, che sarebbe il Docker Hub. Docker Hub è il registry pubblico di Docker, questo. Quindi se noi abbiamo installato Docker, facendo semplicemente Docker pull Redis, otterremo l'ultima versione di Redis, l'ultima versione dichiarata loro di Redis. Appunto, un registry è appunto un servizio che permette di creare diversi repository, ognuno dei quali può contenere diverse immagini. In questo caso, per capirci, il repository è Redis e poi contiene diverse immagini. Vedete, ognuna di queste è un'immagine, 1, 2, 3, 4. Queste qui sono tutte relative allo stesso Dockerfile, quindi creano la stessa immagine. Ecco, i repository sono di due tipi. Ci sono quelli pubblici e quelli privati. Quelli pubblici, cioè quello pubblico, è quello che abbiamo appena visto, che è il Docker Hub. Se noi abbiamo installato Docker, non abbiamo neanche bisogno di fare login. Possiamo scaricare direttamente le immagini di cui abbiamo bisogno, senza passare per l'autenticazione. I privati, invece, sono di due tipi. On premise, quindi la gente se li può installare, li può usare mettendoli sulle proprie macchine, oppure può usare dei servizi che sono già predisposti. Uno di questi è Elastic Container Registry di Amazon, però ce ne sono anche altri. Ecco, cosa succede quando costruiamo un'immagine? Qui ve l'ho già un po' spoilerato. Noi andiamo, vi faccio vedere bene, scarico l'immagine di partenza, quindi Debian, repository Debian, tag Buster Slim, e poi vado ad aggiungere un livello alla volta. In questo caso, insomma, crea il group, un po' di cose, crea la cartella, dà i permessi, crea un volume, che è un modo pensato per persistere i dati, perché se noi possiamo distruggere e creare tranquillamente container, però non è che vogliamo anche perdere i dati. Quindi il modo che Docker permette di gestire questa cosa è con i volumi o con i bind mount. Poi vedremo bene. Il copy va a mettere questo file dal punto in cui si trova messo qui da WorkDir, quindi WorkDir è fondamentalmente un CD, un Center Directory da terminale, siamo in questa cartella, dentro c'è questo file, lo mette in questa location e fa partire il server. Entry point e CMD sono leggermente diversi perché vengono eseguiti uno dopo l'altro. Quando li usiamo entrambi, io consiglio sempre di usare questa sintassi con le quadre e non quella con bash, precedentemente questo, con l'SH. Vabbè, ma insomma vedremo. Ecco, e quando scarichiamo un'immagine, come i livelli vengono creati, i layer vengono creati quando si fa la build, vengono anche scaricati livello per livello quando si fa il pull. E se noi abbiamo già scaricato alcuni livelli, se sono in comune tra due versioni, non vengono più scaricati, vengono presi dalla cache. Adesso, il bello della diretta, vediamo se live riusciamo a fare qualcosa di brutto. Ok, ok, perfetto. Docker, vediamo che versione avevo messo, la 5 Alpine. Ingrandisco un attimo, che sennò facciamo così. Grazie.
questo comando andrà a scaricare tutti i layer uno per uno di Redis, li estrae e poi avrò l'immagine di Redis Alpine. Qui. Se adesso noi andiamo a scaricare la versione 6, vedete, questi tre non vengono più scaricati perché sono in comune, already exists. Gli altri che sono nuovi vengono scaricati. Se vedete, infatti, questi ID del layer sono uguali. Questi tre e questi tre. Ognuno di questi è un layer. Bene. Poi ho anche fatto una spiegazione più precisa, se vi fa piacere leggere. Comunque, fondamentalmente, il principio di base, il principio cardine di questo tipo di meccanismo è questo. Adesso arriviamo ai container. Quando si parla di Docker, si pensa subito ai container, che fondamentalmente è la prima cosa che viene detta. Cos'è un container? Banalmente è un'istanza dell'immagine. Si prende l'immagine e si fa run. Finito. Tutto qua. Un'istanza nel senso che è un processo isolato. Ogni volta che ne lanciamo un container viene appunto creato dal daemon di Docker un container che si occupa appunto di tenerlo, un processo che si occupa di tenere il container per gli affari suoi senza contaminare. La persistenza, come dicevo, si può gestire con i volumi e i by mount. Qual è la differenza tra i due? Beh, fondamentalmente un volume è come una chiavetta USB al computer, per capirci. Un volume è un'area di memoria riservata per quel container che ha un nome, quindi che sia istanze più container, se usano lo stesso nome, condivideranno lo stesso volume. Il bind mount anche, però la differenza grossa è che questa qui è istanziata e lasciata e gestita con tutto un interno. Il bind mount è veramente simile a un sim link di immagine, veramente con la stessa cartella. Se ad esempio delle volte voi avete bisogno di avere delle cartelle condivise su cui scrivere delle informazioni e Docker come driver per utilizzarle, è consigliata di usare il bind mount. La cosa giusta da fare è usare. Adesso vediamo qualche comando, giusto per sporcarci un po' le mani. Per le immagini. Per le immagini c'è una CLI dedicata alle immagini, che è quella che vediamo facendo Docker image. Ci sono quasi, ecco. Se fate il primo pezzo di comando, vedrete appunto che c'è questo sottomenu che dice quali sono i comandi che si potranno usare con le immagini. Build, history, import e un po' di cose. I più importanti sono quello per il build, quindi per creare un'immagine. Se volete esportarla e importarla senza passare per un registry, si useranno save per esportarla e import per importarla in un'altra macchina, che magari in certi ambienti preferite avere le vostre immagini offline. Inspect fa vedere come è fatta quell'immagine. E prune rimuove le immagini che sono rimaste nel vostro host, che magari non hanno più bisogno di esistere. Spesso sono rimaste pendenti creando le immagini fermandoci a metà o magari con dei bug nella creazione. Pull scarica le immagini. Push le carica sul server, sul registry, e tag assegna un nome all'immagine. Fondamentalmente questi sono i principali. E qualche informazione comoda, l'LS non mostra tutte le immagini, mostra quelle diciamo complete. Per mostrare tutte le immagini bisogna usare anche il -all e fa vedere anche le immagini diciamo intermedie, quelle rimaste metà strada. Scusate, l'RM fa appunto togliere una singola immagine. Anche qui, se avete bisogno, c'è una documentazione un po' più approfondita al link che vedete
in sovraimpressione. Sembra che sto vedendo materassi, però è, cioè, no. Adesso tocca ai container, i cugini delle immagini. E anche in questo caso c'è la CLI dei container, che si può vedere allo stesso modo di quella delle immagini. Questa volta ha un po' più di informazioni. Ci sono tante cose che magari si potranno vedere anche una ad una, però i principali sono questi. Il Docker Container Run, che funziona anche solo Docker Run, però è consigliabile usare la nuova forma, che è quella con i sottomenu, che in pratica fa il pull e dopo lo start dell'immagine. Se noi facessimo il pull dell'immagine e poi Docker Container Start dell'immagine, otterremo la stessa cosa che di fare il run da zero, oppure il run anche con l'immagine già scaricata, perché fa comunque il pull, non la trova, la trova già e usa quella che ha trovato nel local repository. Run si può eseguire con tante configurazioni. Le più importanti sono queste qui. Il menu D, che fondamentalmente fa il demonize, quindi rilascia il terminale quando noi stiamo eseguendo il container, e questo qua è molto importante se facciamo delle pipeline o se eseguiamo magari sul server e vogliamo lasciarlo lì, non lasciarla aperta. Facciamo il detached con questo flag e risolviamo la situazione. L'RM è molto comodo perché permette di cancellare il container una volta che usciamo dall'esecuzione, perché altrimenti rimarrebbe lì fermo e a lungo andare andrà a creare dei problemi di memoria, di spazio disco. Questo invece è importantissimo, specialmente per le applicazioni web, perché noi eseguiamo un container e lui dichiara che espone una porta, però prima abbiamo detto che i container sono isolati. Quindi come vanno d'accordo queste due informazioni, il fatto di essere isolati e il fatto di esporre una porta? Il container espone la porta a Docker, ma non all'esterno. Se noi vogliamo esporla anche fuori da Docker, nel momento in cui facciamo il run del container, dobbiamo dirgli che la porta dell'host che abbiamo scelto, su questa porta viene montata la porta esposta dal container. Quindi, ad esempio, se ho un servizio che mi espone un'applicazione sulla porta 3000 e la voglio esporre sulla 80, farò run-p 80 2 punti 3000 nome dell'immagine e otterrò il risultato voluto. Questo è anche molto comodo perché tante volte i server hanno più container che fanno la stessa cosa, che escono sulla stessa porta, e noi vogliamo farli uscire in porte diverse. Anche per i container l'LS funziona come per le immagini. Non è automatico vedere tutte le immagini, ma si può fare il modo di vederle tutte applicandoci il flag -all o -a. Start and stop non è come quello della macchina, ma è semplicemente per far partire un'immagine o per fermarla. Tutto qui, sfermata, poi rimane lì e bisogna cancellarla con l'RM, Docker Container RM. Il PS fa vedere tutti i container che ci sono in esecuzione, è un po' come un PS di sistema operativo, solamente che è limitato e circoscritto all'ambiente Docker. Questo invece è un comando importantissimo, più che altro comodissimo, perché una cosa che viene subito in mente quando si inizia a lavorare con Docker è bene, io però ho questa macchina che mi fa gli scherzi, ho questo container che mi fa gli scherzi e non capisco perché, mi voglio collegare in SSH. Però non c'è un SSH. Come facciamo? Dobbiamo eseguire un comando nel container. E come si esegue questo comando? Dicendogli Docker container esegui, exec, il comando SH. SH apre una shell. IT serve per dire che è interactive TTI, quindi ci si può anche interagire, ma fondamentalmente questo è il modo per aprire una shell in SSH o eseguire qualunque altro comando se noi sostituiamo SH con il comando che vogliamo eseguire. Possiamo anche vedere i log e cancellare
il container, e nel caso in cui il container sia in esecuzione o magari sia in qualche stato che non ci convince e vogliamo per forza terminare la sua esecuzione, possiamo forzare con meno meno force o con meno f. Ecco, questo qui è un esempio che avevo fatto. Si può eseguire nginx, possiamo anche provarlo, è il tabello della diretta, però vabbè, insomma, possiamo anche provarlo, poi mi cancella anche altre cose che voglio farvi vedere dopo, quindi secondo me non è molto interessante, però fondamentalmente noi possiamo fare questo comando e eseguiremo il container di nginx facendo il bind nella porta 8053 del nostro host con la porta 80 del servizio. Proviamo, facciamolo in diretta. Non si fanno mai queste cose, ragazzi. Meglio che faccio così. Abbiamo detto nella 8053. Io non credo di avere nginx, quindi li devo scaricare. Ci metto un attimino. Ok, l'ha fatto partire subito perché non gli ho fatto demonize, quindi immagino, ingrandisco un attimo questa. Ecco, abbiamo nginx e questo nginx sta girando su Docker. Vedete che aggiornando la pagina mi compaiono i log che prima non c'erano. Adesso lo butto giù, CTRL-C, ha fatto l'exit. Mettiamoli vicini così non c'è confusione. Vedete, adesso non funziona più. Perché? Perché il container che stava erogando questo servizio sulla nostra porta è stato spento. Adesso lo rendiamo un demone. In questo caso noi potremo vedere che il servizio sarà di nuovo operativo, ma avrà rilasciato la nostra shell. Quindi, semplicemente così. Perfetto, questo qui è l'ID del container. Infatti, se facciamo docker container ls, magari sì, adesso il mio schermo è una risoluzione un po' alta, quindi si vede un po' male. Ne ho anche qualcuno in piedi, però vediamo. Eccolo qui, nginx, questo qui è la prima parte, vedete che è uguale. Perché ogni volta che viene creato un container, si viene creato un container ID univoco. E per nginx è questo qui. Abbiamo anche visto con l'ls come si fa a vedere il container. Adesso è tornato su. Bene. Vabbè, gli altri comandi sono piuttosto semplici. Possiamo anche... lo cancelliamo un attimo, così vediamo anche questa fase. Quindi... top del container, abbiamo fermato nginx e adesso lo cancelliamo. Perfetto, adesso con l'ls non lo troveremo più. Bene. E adesso andiamo velocemente su Docker Compose. Se noi abbiamo un'infrastruttura con più entità al suo interno, diventa davvero davvero scomodo e difficile gestire le relazioni di Docker usando i run e quelli che sono i link tra i vari container. E questa situazione di avere più container e più componenti è una cosa che purtroppo per fortuna è molto comune. È davvero davvero difficile riuscire ad avere un problema in cui si può risolvere con un solo container. Banalmente, almeno il container per il database di solito si utilizza separato, insomma, ma ci possono essere anche diverse componenti, anche se si accentra, da tenere separate.
anche per poterle usare al meglio. Allora si usa Docker Compose, che fondamentalmente è un servizio che serve appunto a creare questo tipo di infrastruttura tra più container, che definisce anche le dipendenze, quindi come sono in relazione tra loro, le configurazioni, quindi magari le porte esposte o altre informazioni, e insomma volumi, network, ma la cosa interessante è che una volta definita l'infrastruttura si può eseguire con un semplice comando. Io, ok, poi vi faccio vedere, Docker Compose ha la sua CLI, non è solo Docker, ha una CLI apposita per Docker Compose, è consigliato appunto in locale. In produzione si consiglia di usare cose diverse, tipo Swarm, Kubernetes, altre cose. Ci sono dei casi limite in cui si utilizza Compose anche in produzione, ma bisogna sapere cosa sta facendo, anche usando dei context appositi. Come si definisce un Docker Compose? Con un file di configurazione che si chiama docker-compose.yaml. E attenzione che sul docker-compose.yaml c'è un numero di versione, non è il numero di versione di Compose, ma il numero di versione del file. Quindi come stiamo dicendo a Docker Compose che vogliamo che sia fatto quel file. E io qui ho un esempio reale, vediamo se mi apre il link. Sì, questo è un Docker Compose. Come è fatto? Vedete, intanto definiamo vari servizi. Ognuno di questi è fondamentalmente un container, ci possono essere anche delle repliche, ma diciamo, pensiamola semplice, ognuno di questi è un container, vote, result, worker, redis. Questo qui ha 5 diversi servizi. Vedete, in questo caso lui fa il build dentro la cartella vote, quindi questo repository avrà, vediamo se riesco a aprire un'altra scheda, vedete, c'è la cartella vote, andrà qui dentro e farà la build per creare al volo il vote. Quindi il compose, questo non l'avevo detto, si può usare per definire come sono fatte le relazioni tra le immagini, usarle, ma anche per costruire le immagini on the fly e poi utilizzarle. Definisce come deve partire, quindi il comando, da chi dipende, vi dicevo delle dipendenze, dipende da service healthy. Questo qui è un sistema che si utilizza spesso per verificare appunto lo stato di funzionamento dei vari servizi. Poi, qui c'è il binding delle porte, quindi la cosa che abbiamo fatto prima con il run, di dire che la porta 80 andava nella 50-80, non ricordo, 50-83 forse, viene fatto da qui, direttamente. Noi non dobbiamo più preoccuparci di niente. E network, insomma, dice, vabbè, frontier, il discorso delle network è un po' lungo, ma fondamentalmente crea anche degli ambienti separati che possono avere anche delle modalità di utilizzo diverse, specifiche, per il tipo di esigenza che dobbiamo affrontare. Insomma, fa lo stesso anche per gli altri, utilizza Redis, fa il check anche lui, il test, insomma un po' di cose. I volumi, quando si usano nominali, vanno dichiarati, e le reti anche, vedete, qui ci sono queste informazioni. Se noi non avessimo messo una di queste o questo qui, il file non avrebbe dato esito positivo. Qui non c'è il numero di versione, perché nella versione Compose Pack si può omettere. Nelle altre versioni invece bisogna mettere version V2 o V3 insieme. E abbiamo visto come è fatto questo Compose. Io prima l'avevo anche già scaricato, perché era un attimo una cosa un po' più lunga. E buttiamo giù tutto, vi faccio vedere come funziona. Facciamo un Docker Compose app e lui da solo andrà a beccarsi le immagini, qua DB1, Redis1, sono tutti i servizi che avete visto prima, vedete, e li fa partire tutti quanti, da solo con le dipendenze. Io non ho fatto nient'altro, il servizio è già in piedi. Adesso io chiudo questa cosa di Nginx di prima, e ho istanziato diversi servizi di questo sistema di votazione, e siccome i container sono separati, sono isolati, ma hanno messo in condivisione il volume del database, una modifica a uno di questi va a intaccare anche tutti gli altri.
come funziona questa semplice app? Ci chiede se piacciono di più i gatti o i cani. Noi votando su una o sull'altra andremo a cambiare la statistica su questo. Ad esempio io qua se metto dogs diventa 50-50 in tempo reale. Adesso non so come vi piace di più, però insomma non si può fare il 50% con tre istanze. Va bene così, dai. Sì, io ho terminato la parte di mia parte, la parte di spiegazione. Spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande, sono qui a disposizione. Se magari vi viene in mente delle cose diverse nel prossimo futuro, comunque non esitate a contattarmi. Ho lasciato la mail info@cryptoria.it apposta per poter colloquiare, insomma, su aiutare chi ha bisogno di una mano. Ok, grazie mille intanto Fabio per la presentazione, molto, molto chiara per chi magari ha le prime armi. Grazie. Abbiamo un paio di domande. E ora cambio la slide e ovviamente se volete fare altre domande siete ancora in tempo, sia su Slido sia su YouTube, poi le smistiamo a Fabio. Allora, abbiamo una prima domanda che ci chiede quando hai spiegato la differenza tra volume e byte mount, credo sia saltata la voce. Puoi rispiegare qual è la differenza? Sì, è molto molto semplice. Allora, trovo la slide anche se non è molto informativa. Ecco. Un volume e un byte mount sono due modi per gestire la persistenza, due modi diversi. Cosa cambia? Un volume... Fondamentalmente tu dici a Docker, io vorrei avere un'area di memoria gestita da te che mi permetta di salvare le informazioni e condividere tra i container, che è un pochino il modo giusto di farlo. Però ci sono dei casi in cui non ho bisogno, ho proprio bisogno di avere il collegamento alla risorsa vera, tipo la cartella condivisa con una macchina esterna, per esempio. No? E in questi casi si usa un bind mount, che a tutti gli effetti è un symlink. Adesso io vi faccio vedere una cosa velocissima, giusto per parliamo. Adesso ne avrò anche altri di miei, forse. Vedete, io ho eseguito prima questa applicazione col Docker Compose, si chiama XApp Voting App Master, perché ok, è su Branch Master. Il volume si chiama DBData, quindi questo qua è il suo volume che ha creato. È gestito da Docker io ho fatto Docker Volume. Anche qui c'è un sottomenu che permette di, sì, non tante cose perché è una risorsa di memoria, non è che possiamo farci tanto, però insomma si può creare e vedere come è fatto e farci muovere, insomma, i comandi canonici, insomma. Però è gestita, mentre un bind mount, io sto dicendo fondamentalmente, stringendo un attimo, io voglio che questa cartella sia la stessa nel mio computer, nel container, mi arrangio io, non voglio interferenze, così. Ovvio che fa side effect. Ok, quindi passiamo, questa l'abbiamo risposto, passiamo alla prossima domanda, e ci chiedono, chiunque può caricare un'immagine su Docker Hub? Sì, serve un account, però tutti possono creare un'immagine e caricarla sul Docker Hub. C'è un meccanismo, va messo un tag preciso, quindi con il tuo utente, il nome del repository e il tag, però poi è la portata di tutti. Io forse ho anche spiegato sul sito, se vi interessa, il meccanismo preciso per caricare un'immagine sul Docker Hub. Ok. Via con la prossima. E come funziona Swarm? Ok, Swarm è un orchestrator, fondamentalmente. È un sistema creato apposta per gestire più container. Recentemente si può usare Swarm anche con una versione, diciamo, quasi uguale del Docker Compose, .yaml. Però fondamentalmente è un modo un po' più evoluto per gestire i container in produzione.
ci sarebbe da aprire un capitolo infinito, però fondamentalmente permette di gestire la replica, permette di definire dei nodi principali, c'è un po' di formazione in più fondamentalmente, però è un modo per gestire i container in produzione, quando aumenta anche molto la mole, insomma, la quantità di formazione. Ok, ultima domanda, se non ne arrivano di altre nel frattempo, perché Compose in produzione non va utilizzato? Diciamo che di solito non si usa perché ci sono degli strumenti più adeguati. Ci sono dei casi, ad esempio, io la sto usando in un caso in produzione, perché ho un sistema piccolo, circoscritto, e Compose con le giuste accortezze fa il caso mio, però ad esempio la gestione delle immagini che rimangono pending o anche altre cose, tipo il restart l'ho dovuto fare anche fuori, che non mi piace, cioè, sono casi limite, ci sono degli strumenti più adatti. Ok, abbiamo un'altra domanda sul Zoro Cesarini e ci chiedono sui nuovi Mac M1 sarà possibile utilizzare immagine x86 o x64? Non so rispondere a questa domanda perché non ho mai avuto un M1 e però dovrei provare. Ok. Sì, l'unica cosa a starci un po' attenti è quando si usa Windows e Linux, perché non è proprio come Java, cioè vengono lanciati dei container, però Windows e Linux hanno modi diversi per creare i container. Quando si può usare i container Linux usando Docker su Windows in modalità Linux, ma se si usa in modalità Windows, usa i Windows Container, che sono una tecnologia un po' diversa e hanno un approccio, cioè non tutte le informazioni funzionano allo stesso modo, insomma, non tutti i comandi funzionano bene, quindi consiglio mio, se dovete sviluppare per Windows, partite già per Windows e viceversa su Linux. Se dovete usarli entrambi, Linux può funzionare, Windows può andare in modalità Linux, non credo abbia senso fare il contrario, quindi è peggio di usare in modalità Linux. Ok, non ci sono più domande. Ne aggiungo una io. Vai. All'ultimo, sono curioso di sapere qual è stata la cosa, il problema più grosso che hai affrontato studiando Docker, proprio lo scoglio che ti ha fatto sbattere la testa per giorni. È stata la messa in produzione con le pipeline di Bitbucket, perché sono delle cose semplici finché le vedi all'inizio, però poi comincia a incastrarsi variabili diverse, ognuna va a influenzare il comportamento degli altri. È stata una bella sfida. In questo momento penso sia stata la sfida più grande, però comunque risolta, insomma, basta trovare una soluzione, impegnarsi un attimo e si risolve. Ok, grazie. Niente. Bene, non sembrano esserci più domande, per cui stiamo per esaurire il nostro tempo, per cui direi che passiamo... Allora, innanzitutto ancora grazie Fabio per la presentazione. Grazie a voi di aver aspettato. E passiamo al regalo, al clou di quello che abbiamo promesso, e se volete ottenere un biglietto premium gratis per Codomotion potete seguire questo link e sostanzialmente potete riscattare il biglietto. Ve lo scrivo anche in chat, così si va meglio sicuramente a riscattarlo che non a copiarlo, e poi comunque lo condivideremo anche sui nostri social, quindi ovviamente seguiteci dappertutto, siamo su Facebook, Twitter, e potete anche trovarci su Telegram. Non so se con la ricerca esce il gruppo, ma se non esce scriveteci sui social che ve lo giriamo sicuramente. Beh, ricordiamo che se qualcuno ha domande dell'ultimo minuto può scrivere anche direttamente a Fabio a info@dockertutorial.it, corretto? Sì. Ok. Metto la slide se... Sì. Cambio, eccolo qua. E... Perfetto, direi che
Beh, continua tu, Andrea, non voglio. Non voglio. No, ringrazio anche io Fabio per il talk estremamente esaustivo. L'argomento è enorme, per cui ovviamente no, non era possibile parlare di tutto, ma non si sa mai che magari torneremo con una seconda parte in cui si comincerà a approfondire qualche altro argomento. Nel frattempo, però, ovviamente andate tutti su dockertutorial.it a spulciarvi i vari articoli scritti da Fabio. Grazie. Bene, direi che è tutto per oggi. Possiamo andare tutti quanti a cenare e berci la nostra birretta. Sì, fortunatamente da soli e non tutti insieme, ma torneremo. Speriamo presto, sì. E quindi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Fabio. Ciao.